Buonasera, ben ritrovati cari amici di UD News TV, nuova puntata di FVG Motori, il nostro magazine che parla del motorsport in regione dei piloti, dei navigatori impegnati fuori dal nostro territorio. Questa sera partiamo dal rally perché nel precedente fine settimana si sono disputate due gare importanti, poi parleremo ovviamente di moto, ampia lo spazio che dedichiamo alle due ruote. Quattro ruote, quindi iniziamo con il rally del Ciocco perché un pilota friulano ha iniziato in maniera positiva la sua stagione nel campionato italiano. Vediamo. È cominciata con un buon terzo posto l'avventura di Luca Rossetti sulla Citroen C3 R5 ufficiale. A Rally del Ciocco, prima prova del campionato italiano, il pilota di Pordenone, navigato da Eleonora Mori, ha chiuso le 15 prove speciali in programma in 1 ora 31 minuti, 31 secondi e un decimo, a 9 secondi dal secondo classificato, Simone Campedelli con Tania Canton su Ford Fiesta R5 e a 13 secondi e 9 dal vincitore, Gian Domenico Basso, che con Lorenzo Granai si è aggiudicato la gara su Skoda Fabia R5. Rox era al debutto a bordo della vettura portata in Italia da FPF Sport ed era al suo rientro nel trofeo tricolore dopo 8 anni di assenza. Per questo la sua partenza va considerata positiva, tanto da promettere bene per il proseguo dell'annata. Il 2019 è molto lungo e in Toscana non serviva per forza vincere. 50. Due più corta A. Per stop 6 corta D e 2 meno A. E 4 di lunga chiude in inversione sinistra. Per 4 la lunga chiude in 2 meno D. Non solo, era quasi impossibile, visto un feeling tutto da trovare con la macchina. La dimostrazione di questo va trovato nel fatto che durante la prova toscana, tentativo dopo tentativo, ha cercato di capire quali fossero i settaggi adatti al suo stile di guida. Li ha trovati piano piano e lo si è visto anche nell'evoluzione della sua gara. Dopo la prima PS, lo spettacolo era decimo. Al termine del rally, complice anche il ritiro di Andrea Crugnola in testa quasi sino alla fine con la Volkswagen Polo R5 e altri protagonisti, è arrivato terzo dopo aver vinto l'ultima PS, quella di Careggi, nella più lunga del round con i suoi 19,8 km e decisiva per l'assegnazione del terzo posto. Craig Breen, l'ex driver ufficiale Citroën nel mondiale, era dietro di lui di 1,4 e doveva dare una spallata per blindare il podio. Bravo, non era facile e il tratto cronometrato a casa è stato il secondo scratch personale della gara toscana. Rientriamo in studio, servirà qualche certezza al rally di Sanremo perché Basso punta dritto al suo terzo tricolore, Crugnola vuole riscattarsi dopo l'uscita di strada, l'uscita dal rally mentre era in testa alla gara, e Campedelli vuol far vedere che merita più del secondo conquistato, del secondo posto conquistato in Toscana. A fine gara, interviste da parte dei colleghi di AC Sport, prima Eleonora Mori, la navigatrice di Luca Rossetti, e poi ovviamente Luca Rossetti. Sentiamo. Congratulazioni, un bellissimo terzo posto. Grazie, no, siamo veramente felici, è stata una giornata molto lunga, abbiamo continuato a fare dei cambiamenti sulla vettura, però è un'ottima macchina, un ottimo team che ringrazio, tutto FPF, Citroën, alla fine è stato bellissimo, l'ultima prova contro Craig. No, Luca, vieni qua con noi, vieni Luca, vieni qui. Allora, congratulazioni, ho parlato prima con, c'è qui Eleonora, un bellissimo terzo posto, sudatissimo perché prima dell'ultima Power Stage avevate un secondo e qualcosa di distacco con Craig Breen e Paul Nagel. Sì, eravamo meno di un secondo, penso 5 decimi, ce la siamo giocata, volevamo assolutamente questo podio per il debutto della Citroen C3 R5 nel campionato italiano, quindi lo volevamo.
e abbiamo spinto al massimo, la macchina ci ha secondato, le gomme anche alla grande. Infatti avete azzeccato le gomme? Sì, avevamo un grip perfetto e abbiamo vinto l'ultima prova, che tra l'altro era quella dove i primi due si giocavano la gara, quindi vuol dire che la velocità c'era, adesso siamo pieni di adrenalina, voglio fare festa con i ragazzi di Citroën Italia. Rientriamo in studio perché, come dicevamo a inizio puntata, nel precedente fine settimana si è corsa un'altra gara molto più vicina a noi, in provincia di Belluno, e il pordenonese Stefano Peruc, in coppia con Andrea Budoia, ha chiuso al secondo posto il rally bellunese, prima prova della Coppa Rally di Zona, la quarta in questo caso. Stiamo proprio vedendo il passaggio di Peruc. Su Skoda Fabia R5 ha completato le 9 prove speciali in 50 minuti, 58 secondi e 3 decimi, a 1 minuto 4 secondi e 5 decimi dalla coppia vincitrice formata da Marco Signore e Patrick Bernardi, anche questa su Skoda Fabia R5, una grande prova per il pilota della destra Tagliamento, secondo già dopo la seconda PS, la prima ripetizione di Lentiai. Per lui si tratta del miglior risultato in carriera, assieme alla medaglia d'argento al secondo posto conquistato al rally di Piancavallo del 2016. Anche allora al suo fianco Andrea Budoia, diversa era però la vettura, una Ford Fiesta R5 esordio nel 2019, con un quinto posto invece per Claudio De Cecco, che vediamo adesso, che con Jean Campeis alle note ha chiuso a 1.36.7 da Signore e Bernardi. Su Hyundai i20 R5 di Free Motor, il pilota che ha vinto qui 4 volte non è mai riuscito a trovare il giusto ritmo per andare a impensierire i primi classificati e lottare per le primissime posizioni. I migliori risultati sono il quarto tempo sulle ultime due ripetizioni di Melere. Ha terminato dodicesimo assoluto e primo di classe Super 1600 invece il navigatore di Cividale Denis Piceno, che dettava le note a Bernd Zanon. Nessun problema per lui conquistare il successo nel suo raggruppamento con la splendida Renault Clio Super 1600 che vediamo proprio qui in azione, ormai una compagna fidata della coppia Zanon e Piceno. Ventesima piazza assoluta invece, quinta tra le A6 per Carlo Arianna Zinuti su Peugeot 106 che stiamo vedendo. Quindi 29esimo assoluto e sesto tra gli A6 per Miranda De Felice su 100, per la coppia Miranda De Felice su 106, 31esimo assoluto e sesto tra gli N2 per la coppia Bertolutti Codromaz su Peugeot 106, 40esimo vincitore in RSD 2000 Marcon Barazzutti su Alfa Romeo 147 GTD. Tra i navigatori Manuel Lazer con De Stefani su Citroen Saxo ha chiuso 43esimo e nono in N2, mentre Carlo Alberto Micheli si è dovuto ritirare al fianco di Casagrande su Renault Clio RS. Forfè anche per la coppia interamente rosa formata da Arianna Doriguzzi e Moira Candusso su Citroen Saxo nella nona PS. Gareggiavano per la No Fista e Diaz come Alex Santelani e Walter Cacitti, 42esimi assoluti e primi di N1 con la 106. Out anche la coppia Lucas Peressutti della MRC Sport su Renault Clio RS. Intanto a chiudere le immagini di Rally Chuck, la clip che era presente al rally bellunese, che poi vedremo proprio un camera car preparato dalla piccola aziendina di San Daniele di Mattia Collavino, che ringraziamo come sempre per il supporto che ci dà. Rientriamo in studio perché nel fine settimana alle porte, quello che verso cui ci stiamo dirigendo, e dopo l'impegno con Claudio De Cecco al bellunese, Friul Motor fa il suo esordio nel campionato mondiale con Simone Tempestini. Assieme a Hyundai Customer Racing, la scuderia di Manzano supporta il pilota rumeno con la i20 R5 a Rally di Corsica. Quarta prova della rassegna iridata in programma da venerdì a domenica sulle strade dell'isola francese. 14 le prove speciali da percorrere per un totale di 347,51 km di tratti cronometrati.
con Sergio Ito alle note, il driver prende parte al campionato WRC 2 riservato alle vetture R5 non ufficiali e comandato al momento da Christian Weiby su Volkswagen Polo. Affollata la concorrenza dal leader del trofeo, passando per Johan Bonato su Citroën C3, Nicolai Griazin su Skoda Fabia R5, a Cayetan Cayetanovic su Polo, per finire con l'italiano Fabio Andolfi su Skoda Fabia R5. Tempestini e Friul Motor hanno iniziato la loro partnership col piede giusto, vincendo il rally internazionale dei laghi all'esordio assoluto. E vediamo qui proprio i passaggi del rally che si è disputato in provincia di Varese. E queste sono poi a chiudere una parte del camera car dei test che hanno preceduto la trasferta in Lombardia di Tempestini. Andiamo avanti, rally di Piancavallo. Non manca tanto, poco più di un mese, vediamo cosa stanno preparando i ragazzi della Knife Racing. Appassionati in fibrillazione, il 33esimo rally di Piancavallo, in programma dall'11 al 12 maggio, prepara uno spettacolo coi controfiocchi, anzi con tanto controsterzo. La prova regina, quella che dal lungo lago di Barcis sale a Piancavallo passando per Pian delle More, sarà lunga 20 km per i concorrenti dell'International Rally Cup, arrivando via Colalto sino ai ripetitori di Castaldia. E Knife Racing ha deciso di intitolarla Barcis Piancavallo Icio per il Sinote, con una dedica speciale a colui che della gara fu l'anima e lo stratega, il fulcro instancabile in oltre 4 lustri di validità per il campionato italiano dall'80 al 2001 e in 9 edizioni con il massimo coefficiente per il campionato europeo dal 93 al 2001. Quest'anno, grazie alla prova nell'IRCE, fanno sapere dall'associazione maniaghese il Piancavallo torna a compiere un balzo in avanti verso una dimensione più consola al suo prestigio indiscutibile, con un albo d'oro segnato dalle imprese di grandi campioni. Avremo al via le World Rally Car, massima espressione della specialità per la gioia degli appassionati e la meraviglia di un pubblico che speriamo il più vasto possibile, ma disciplinato e responsabile sulle strade della corsa. In ossequio alle direttive degli organizzatori della serie, supportato ufficialmente da Pirelli, è stato tracciato un percorso tecnico suddiviso in 2 giorni, 9 prove speciali, oltre 127 km di tratti cronometrati. Sabato 11 maggio i concorrenti della sfida principale partiranno da Piazza Italia Magnago e dovranno affrontare in successione Po Fabbro e Bercis Piancavallo Icio per il Sinot 2 volte, con intervallo il parco assistenza allestito alla zona industriale NIP. Gli iscritti al Piancavallo nazionale storico invece faranno 7 PS, un totale di 76,10 km di tratti cronometrati. Per loro la Barcis Piancavallo sarà Pian delle More di 14,9 km. Identico lo start dal lungo lago, ma bandiera a scacchi dopo aver superato il curvone dell'Hotel Antares e la spettacolare inversione sul piazzale del monumento. Rientriamo in studio e apriamo la pagina dedicata alle due ruote e precisamente partiamo dall'enduro, perché è soddisfacente l'esordio di Lorenzo Macorito nel campionato mondiale di specialità a Dahlen in Germania. Vediamo proprio la foto che lo ritrae nel corso della prova durante la rassegna ridata al Centauro di San Daniele su Beta Boano 302 tempi. Ha chiuso nella prova di sabato all'11° posto tra gli junior e al 6° tra gli junior 2, mentre nella prova di domenica ha ripetuto il risultato tra gli junior 2 e si è peggiorato di una posizione tra gli junior. Non era un fine settimana facile per lui, non solo perché era al debutto della competizione. A causa di una caduta rimediata nella prima prova del campionato italiano di Gioia dei Mar, si è lamentato un forte dolore al ginocchio con cui sta convivendo da quasi un mese e su cui è costretto a correrci sopra. Ciò nonostante non poteva rimandare la prima uscita nel mondiale. Vediamo delle immagini proprio della prova, considerato lo sforzo fatto dal team per ingaggiarlo e metterlo a fianco del campione iridato Brad Freeman e di Matteo Pavoni.
così ha stretto i denti ed è riuscito comunque a chiudere la gara. Il prossimo suo impegno nella rassegna iridata è ora in programma dal 3 al 5 maggio in Portogallo. Prima la partecipazione nella terza prova del campionato italiano del prossimo 31 marzo ad Arma di Taggia. E proprio abbiamo introdotto con l'ultima parte del servizio su Macorito la prova del campionato italiano, perché proprio domenica 31 marzo ad Arma di Taggia in provincia di Imperia si corre la terza tappa del campionato italiano enduro, serie iniziata a inizio mese con il doppio round di Gioia dei Marsi in provincia dell'Aquila. Sono quattro i giri da 50 km da percorrere quattro volte per un totale di 200 km trasferimenti compresi. Nel programma un enduro test da 6 km, un estremo da 2,6, una cross da 4. Al via per il Friuli Maurizio Micheluz, che stiamo vedendo, che su Squarna 2,5-2 tempi è il grande favorito della classe B, viste le due vittorie in Abruzzo. Il Centauro di Eviano, classe 1983, comanda la classifica a punteggio pieno e cerca di allungare il vantaggio che ha su Giancarlo Martini e Nicola Mori, entrambi al via su Beta. Punta invece a riscattarsi Lorenzo Macorito, che su Beta 302 tempi vuole rifarsi dopo la partenza sottotono di Gioia dei Marsi, dove è andato forte solo nella seconda tappa. Tra gli junior punta a migliorare il terzo posto ottenuto. Chi deve riscattarsi del tutto invece il campione europeo in carica, Alessandro Battig, triestino, su Gas Gas 302 tempi, ritiratosi in Abruzzo dopo solo 2 PS della prima tappa. In classe C punta a fare la voce grossa. Presente anche Nicola Recchia del Manzano, il Veneto, su Honda 2,5-4 tempi e reduce da 2 secondi di posti in classe D e vuole crescere ancora. Forte anche del successo ottenuto a Gradisca di Sonzo nella prima prova del campionato regionale Friuli Venezia Giulia di enduro. Mentre scorrevano le immagini dei primi due round che si sono disputati a Gioia dei Marsi, si corre sempre domenica in Friuli Venezia Giulia a Gemona, perché scatta il campionato Triveneto Enduro, gara valida anche come seconda tappa del campionato regionale di specialità. La prova è organizzata dal motoclub locale e prevede 150 km totali suddivisi in 3 giri da 50 km l'uno. Intanto stiamo vedendo le immagini della prova di Gradisca di Sonzo, immagini che ha girato il nostro Francesco Tecchio. Due LPS, entrambe di enduro test, rispettivamente da 7 e da 4 km. Moltissimi i centauri al via, l'organizzazione ha detto che non vuole assolutamente superare quota 400, che è un numero incredibile, che nel Triveneto vogliono provare a contrastare il doppio campione uscente, che è Roberto da Canale, ex portacolori del Manzano, passato quest'anno al motoclub di Arsier e tra l'altro è arrivato secondo a Gradisca dietro a Recchia. Tra i regionali intanto ricordiamo i leader delle singole classi. Tra gli junior due tempi è in testa Thomas Melina Bares del motoclub pedemontano, tra gli junior quattro tempi Simone Dario del motoclub manzano, tra le lady Raja Quas dell'Albatros, tra i master due tempi Ronnie Marconato del Pino Medeot, tra i master quattro tempi il compagno di squadra di Marconato Willy della Pietra. Tra i cadetti invece comanda per ora Christian Murgut, anche lui del Pino Medeot, su KTM 125. Tra i senior due tempi Alberto Cicalò del Trieste. Tra i senior quattro tempi invece Andrea Cescon dell'Albatros, debuttante nell'enduro e campione regionale e triveneto della MX1 Elite di motocross. Tra i senior 4,5-4 tempi invece è in testa Enrico Taviano, sempre dell'Albatros.
tra i veteran Ivo Zanatta del Trieste su Squarna 302 tempi, tra i super veteran il primo classificato per ora è Fabrizio Criaz del Trieste su Squarna 4,5 4 tempi, tra gli ultra veteran Mario Nodusso del Tagliamento su Onda 2,5 4 tempi, Expert 2 tempi, Stefano Grion del Pino Medeotto su Sherco 300 e tra gli Expert 4 tempi Matteo Zoppas dell'Albatros su KTM 3,5. E proprio Ronnie Marconato, stavamo vedendo appunto le immagini, è riuscito a classificarsi il precedente fine settimana al terzo posto nella Master 300 della prima tappa dei campionati italiani Major di Albenga. Il Pino Medeotto è decimo nella graduatoria a squadre dopo quasi 20 anni di assenza. Andiamo avanti, proseguiamo, sempre parlando di due ruote, ma questa volta di motocross, perché nel fine settimana, sabato 30 e domenica 31 marzo, scattano a Città di Castello, in Umbria, i campionati italiani di motocross. Qui le immagini della prima prova del campionato regionale disputatasi a Talmassons. Nel crossodromo della località perugina, molti i centauri regionali pronti a darsi battaglia e già protagonisti nella rassegna friulana di specialità. Alberto Ladini del Pino Medeotto, al via della classe MX 125 con Federico Marion del Caneva, Luca tra i senior 85 e Davide Cabas tra i cadetti 65 quest'ultimo, Emily e Gabriele Faganel del Carso con la prima tra i senior e secondo tra gli junior 85, Takis Vanelli del Pino Medeotto tra gli 85 senior con i compagni di squadra Fabiano Benci e Manuel Durante, quindi Filippo Pivetta del Manzano tra gli 85 junior, tutti assieme. Presente anche Thomas Denardo del Pino Medeotto tra gli MX1 Expert. Parte invece domenica 31 marzo il campionato italiano di trial, la rassegna scatta a San Gemini in provincia di Terni, una settimana dopo il via della rassegna triveneta di specialità, dopo vi forniremo i risultati. Al via del campionato italiano trial ci sarà Giacomo Brunisso, centauro udinese in forza alle Fiamme d'Oro, vice campione italiano della classe Juniores B. Quest'anno in sella alla Gas Gas 125 fa il suo esordio tra gli Juniores A, una stagione in cui dovrà ambientarsi con l'obiettivo di cercare di fare subito bene. Oltre all'impegno tricolore, Brunisso sarà di scena anche nel campionato europeo che inizia la vigilia di Pasqua a Pietramurata in Trentino, mentre vediamo delle immagini di repertorio proprio di trial. Invece abbiamo le foto fresche della prima prova del campionato triveneto che si è disputata a San Pietro Mussolino in provincia di Vicenza, dove sono state ottime le prestazioni dei portacolori del motoclub carnico capaci di 3 vittorie. A vincere Terry Craigero in TR3, Luca Craigero tra i mini trial A e Gabriele Agostinis tra i mini trial B. Quinto posto poi per Adam Craigero in TR3, sesto per Giulietta Treu tra i mini trial C e quarto per Daniele Candussi tra i TR4 over 40. Ampia la pagina dedicata alle due ruote, ampia anche quella delle quattro ruote che andiamo proprio adesso a chiudere con il camera car del pordenonese Stefano Peruc, secondo assoluto al rally bellunese in coppia con Andrea Budoia. Saliamo quindi in abitacolo con loro sulla Skoda Fabia R5, sentiamo le note che appunto detta Andrea Budoia con il camera car che ci ha fornito Rally Chuck. Chiudiamo la nostra puntata e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui su D News TV, canale 110 del Digitale Terrestre, per una nuova puntata di FVG Motori. Tanto da raccontare, soprattutto legato al mondo delle due ruote. Continuate a seguirci. Grazie per aver visto la puntata. Appuntamento quindi alla prossima settimana. Ciao! Destra 5 tieni per ritarda, destra 4, ritarda 4, in sinistra 5, in destra 5 piena 200, prima della casa, chicane, stai a destra e allenta.
lento, sinistra 4 corta, 4 corta, in sinistra 4, in destra 5 e destra 4 sotto, in sinistra 4 e sinistra 5 lascia, attento, subito sinistra 2 gira molto, in tornante destro e destra 3 meno, in tornante sinistro, occhio che espone tanto questo, 50, al rosso, sinistra 2, in tornante destro leva e destra 3 meno, sotto e tieni, e sinistra 2 gira occhio esterno e destra 4 più lascia e destra 4 meno corta, in sinistra 5 e attento destra 4, subito sinistra 3 su ponte, attento.